Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. In questo video vediamo come velocizzare la connessione ad internet in maniera molto semplice e soprattutto gratuita. Questo trucco è molto efficace sia per aumentare la velocità di scaricamento, per qualunque tipo di file ovviamente, poi soprattutto anche per la velocità di upload, quindi quando carichiamo qualunque tipo di file, questo viene eseguito molto più rapidamente rispetto a prima. Inoltre, se siete dei gamer e giocate spesso, questo trucco vi aiuterà a ridurre anche il ping, quindi a cercare di laggare meno con la connessione ad internet. Detto questo, vediamo subito come fare. Ovviamente dovrete andare in descrizione sotto questo video e scaricare questo pacchetto cliccando su Scarica. Lo scaricamento sarà molto rapido perché il pacchetto è ultra leggero, quindi ci metterete veramente poco tempo. Detto questo, estraiamo il pacchetto, tasto destro Estrai qui, apriamo la cartella. E ci troveremo all'interno con queste due cartelle e un extra che poi andremo a vedere più tardi. Nel frattempo, un trucco principale per velocizzare la connessione ad internet è quella di andare sul menu Start, quindi clicchiamo sul logo di Windows, cerchiamo le impostazioni del PC, poi andiamo su Rete Internet. Andiamo sulla sinistra e clicchiamo su Wi-Fi oppure su Ethernet in base a quello che state utilizzando. Ovviamente le cose cambiano se voi utilizzate un cavo Ethernet, ossia più precisamente quando il modem è collegato al vostro computer. Se invece voi utilizzate una connessione Wi-Fi, quindi non utilizzate il cavo del modem, ma magari una scheda di rete o una chiavetta che vi fa accedere a internet, andrete a cliccare su Wi-Fi, in caso contrario su Ethernet. Detto questo, io clicco su Wi-Fi, clicco sul nome della mia connessione, poi vado in basso e attivo la connessione a consumo, perché è molto d'aiuto anche per velocizzare la connessione ad internet. Detto questo, vi consiglio poi di andare indietro e di cliccare su aggiornamento e sicurezza. Vi consiglio di verificare se sono disponibili degli aggiornamenti. Se dovessero esserci, ovviamente fateli perché sono molto importanti e soprattutto aiutano ad avere il PC più veloce e performante. A questo punto direi di passare al nostro pacchetto e alla cartella che abbiamo estratto aprendo la cartella numero 1. Eseguiamo come amministratore questo programma, poi clicchiamo su Options, Updates, cliccate su Sì, a questo punto cliccate su DNS più veloci, poi su Avvia test DNS, aspettate qualche secondo. A questo punto verrà individuato il DNS più veloce per la nostra connessione ad internet. I DNS, ragazzi, servono a farci navigare molto più velocemente del nostro normale. Comunque, noi rifacciamo un'altra volta via test DNS per essere sicuri che quelli siano i DNS giusti per noi. Fatelo anche una terza volta se necessario per essere sicuri che quello sia quello giusto. Infatti, a me continua a darmi questo, quindi una volta che l'ha individuato, clicchiamo su Applica Server DNS. Fatto questo, chiudiamo e clicchiamo su Pulisci DNS. Fatto questo, possiamo chiudere. Torniamo indietro, apriamo la cartella numero 2, quindi Extra Optimization, apriamo il file SmartNet Boost come amministratore. A questo punto scrivete una Y e premete invio. Premete anche qui un tasto qualsiasi, poi nuovamente Y. Aspettate che vengano eseguiti dei test per vedere qual è la connessione migliore per noi. Premiamo nuovamente un tasto per andare avanti, aspettiamo, premiamo un altro tasto, qui inseriamo il numero 3 e premiamo invio, qui scriviamo Y, invio, qui mettiamo una E, qui una Y, su TCP Heuristics mettiamo una D, mentre su RSS mettiamo una Y, mettiamo una E dove c'è scritto Enable or Disable RSS. Premiamo invio, Y e premiamo un tasto qualsiasi per uscire. Infine Y, invio, scriviamo OK, invio, premiamo un tasto per uscire, nuovamente, nuovamente. Qui inseriamo la nostra architettura del sistema operativo, se avete un PC a 32 bit scriverete il numero 1, se avete un PC a 64 bit scriverete il numero 2. Io ho un'architettura a 64 bit, quindi inserisco il numero 2 e premo invio. Fatto questo, ragazzi, vi appare questa interfaccia.
dove noi andremo a selezionare la connessione che stiamo utilizzando. Io utilizzo una chiavetta di TP-Link per connettermi a Wi-Fi, quindi seleziono questa che mi permette di connettermi a internet. Quindi di conseguenza voi andrete a selezionare quello che utilizzate per navigare. Una volta fatto, selezionate, fateci un tasto destro, Open in Regedit. Vi porta direttamente in questa cartella, dove noi adesso andiamo ad aprire la console, questa in basso. Premiamo un tasto qualsiasi per continuare, copiamo il nome di questo valore, quindi TCP no delay, lo selezioniamo per bene in questo modo e poi facciamo CTRL più C per copiarlo, iconizziamo, creiamo qui dentro un nuovo valore di Word 32 bit che chiameremo nel modo che abbiamo appena copiato, poi ci facciamo due clic, dati valore 1, ok. Fatto questo, premiamo un tasto per andare avanti, copiamo anche il nome di questo valore, stesso discorso di prima, lo selezionate, poi fate CTRL più C, ritornate qui dentro, tasto destro, nuovo valore di Word 32 bit, incollate, doppio clic, dati valore 1, ok. Ritorniamo sulla console, premiamo un tasto, aspettiamo che ci faccia uscire, possiamo chiudere il registro, possiamo chiudere anche qui, tornare indietro e cancellare tutto che ormai non ci servono più. Detto questo, ovviamente è consigliabile creare un punto di ripristino, perché se poi dopo avete problemi potete ritornare allo stato iniziale, quando ancora non avevamo fatto modifiche. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se sì lasciate un like e fatemi sapere quanto si è velocizzata la vostra connessione. Riavviate ovviamente il computer per rendere effettive queste modifiche e fatemi sapere con certezza subito dopo. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.